In evidenza questa settimana, mafia in 200.000 Bologna con Libera per far crescere la cultura della legalità e dello sviluppo. Edilizia, la CISL 19 e 200 esuberi annunciati dalla Coop Costruzioni di Bologna. Posta S.p.A. continua la mobilitazione della CISL contro la chiusura degli uffici postali. Cassarà, Giuseppe Compagna. Domenico Spatola. Mario Spatola. Pietro Paolo Spatola. Anche quest'anno la CISL ha aderito con grande convinzione alla 20ª giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa da Libera e da altre associazioni, la cui manifestazione conclusiva si è svolta a Bologna. L'adesione alla giornata della memoria dalla carovana antimafia 2015 vuole sottolineare l'impegno della CISL per contrastare e sconfiggere il potere delle mafie in ogni ambito ed in tutto il territorio nazionale. Occorre ripartire dalla crescita della cultura della legalità e dello sviluppo, che l'incidenza del potere criminale hanno fortemente penalizzato in molte aree del paese. Lavoro, crescita economica e lotta alla mafia devono arrivare insieme se vogliamo far ripartire il paese. Il coinvolgimento e l'adesione della CISL inoltre vogliono rappresentare l'esigenza di una stretta collaborazione tra il sindacato ed il mondo del volontariato e delle tante associazioni impegnate sui vari fronti della lotta alla illegalità, un modo per riconfermare la battaglia contro il lavoro nero, la pratica dell'estorsione e l'usura, la corruzione, l'infiltrazione della criminalità nel mercato degli appalti delle opere pubbliche e il contrasto al fenomeno del caporalato. E la CISL qui è tutta con molte strutture, con tantissimi militanti, perché crediamo che la lotta alla corruzione, alle mafie, all'evasione fiscale sia la vera liberazione da fare in questo momento storico nel paese. È insostenibile questa condizione di legalità diffusa, perché è un elemento che affossa il paese e non riesce a uscire dalla crisi. Bisogna recuperare risorse, quindi lotta alle mafie, all'evasione e alla corruzione si intrecciano e ci vorrebbe uno Stato più veloce, più moderno e più attento, oltre a questa grande reazione civile e popolare che ormai è diffusa nel paese ed è una grande energia. Una grandissima manifestazione qui a Bologna per i 20 anni di Libera, l'impegno di contrasto alle infiltrazioni mafiose, l'infiltrazione criminale parte dal riconoscere i nomi delle sue vittime. In questa regione ci siamo accorti che abbiamo e conviviamo con infiltrazioni mafiose. Il primo contrasto è esserci, il primo contrasto è mettersi in prima linea e fare in modo che anche sul piano culturale, sul piano sociale si sia capaci di mettere non soltanto il sindacato, non soltanto le istituzioni, ma tutta la gente, tutti i cittadini ad argine di quelle che sono le infiltrazioni che devono essere, soprattutto in questa regione, in questo territorio, una cosa che non può diventare normale. Un pacchetto di 40 ore di sciopero, poi l'accordo con le istituzioni e i sindacati per verificare il ricorso alla cassa integrazione in deroga. Per Coop Costruzioni, impresa storica del capoluogo emiliano, è stata costituita quasi 80 anni fa e per i suoi addetti è cominciata la fase più difficile dall'inizio della crisi, che ha bruciato nel settore, tra città e provincia, 13.000 posti di lavoro e che ha portato la Coop a decidere la drastica riduzione del personale. I vertici della cooperativa hanno annunciato 200 esuberi su un totale di 463 addetti circa, dei quali 332 soci lavoratori, dopo aver inutilmente tentato di arginare con il ricorso ai contratti di solidarietà le conseguenze della paralisi del mercato delle costruzioni, arrivando a paventare la chiusura inevitabile senza una ristrutturazione. La vicenda di Coop Costruzioni e la sorte dei 200 lavoratori identificati come esuberi ha tenuto banco in questi giorni nelle cronache cittadine. I tavoli di crisi attivati, sia quello con l'amministrazione comunale, sia il tavolo di crisi dell'area metropolitana bolognese, hanno consentito di giungere a una prima mediazione che consente di costruire un percorso. Un percorso che non consegna 200 lavoratori alla disoccupazione, così come nelle ipotesi ventilate all'inizio dall'azienda, ma permette di costruire una strada di ammortizzatori sociali. Importante sarà ora l'impegno che le altre istituzioni coinvolte, la Regione Emilia-Romagna anche, metteranno sul tavolo per garantire attraverso la cassa integrazione prima in deroga e quella straordinaria una possibilità di creare un cuscinetto per questi lavoratori.
Siamo fortemente convinti che tutte le crisi aziendali, a partire dalla Coop Costruzioni, anche per la quantità dei lavoratori coinvolti, debbano essere affrontati con un approccio di questo tipo. Non consentire alle aziende di mettere ulteriori disoccupati in un mercato del lavoro che oggi non ha un'offerta per quanto riguarda il settore edile, ma accompagnarli in un processo graduale di fuoriuscita dal mondo del lavoro. È chiaro che tutto questo sarebbe perfetto se fosse accompagnato da una riforma delle pensioni che consentisse a lavoratori usurati e che svolgono lavori usuranti di accedere prima alla loro mobilità pensionistica. Prosegue la protesta contro la decisione di Poste S.p.A. di chiudere in Emilia-Romagna 46 uffici postali e di razionalizzarne altri 35. I Post Telegrafonici SLP della CISL Emilia-Romagna hanno organizzato un sit-in davanti all'Unaway Hotel a San Lazzaro di Savena, a Bologna, in occasione di una convention di Poste S.p.A. Iniziativa che si aggiunge ai numerosi disagi e agli sportelli creati dal blocco delle prestazioni straordinarie, forma di protesta che, partita circa 10 giorni fa, proseguirà fino al prossimo 7 aprile con inevitabili code e relative proteste dei cittadini. Oggi siamo qui in occasione di una convention organizzata da Poste Italiane con circa 500 sportellisti, perché abbiamo messo in campo un'iniziativa, una delle tali iniziative appunto che stiamo mettendo in campo, mentre abbiamo aperto una vertenza regionale appunto contro azienda Poste per la carenza ormai cronica nella sportelleria e per il nuovo piano industriale presentato dall'amministratore delegato Caio. Questo piano industriale prevede in Emilia-Romagna la chiusura di circa 46 uffici, la razionalizzazione di ulteriori 35 uffici, con un grave danno per quelle popolazioni rurali che già hanno delle difficoltà sociali, e anche l'azienda Poste contribuisce ad aumentare le loro difficoltà. Nella sportelleria da ormai circa 2 anni non abbiamo avuto più passaggi, professionalizzazioni, l'azienda incentiva gli esodi da circa 5-6 anni, circa 4-5 mila lavoratori all'anno, e non fa turnover, svuotando gli uffici, costringendo i lavoratori a un continuo, a una flessibilità selvaggia e soprattutto stressandoli da un punto di vista commerciale, i risultati a tutti i costi, anche mettendo un attimo in disparte quelle che sono le normative previste, a cominciare dai manuali della sicurezza degli uffici stessi, all'antiriciclaggio. In certi casi è meglio rivolgersi alle persone giuste. Caf CISL. Caf CISL. Per il tuo 730, affidati a noi. Cerchi lavoro? Spazi occupati, settimanale di informazione sul mercato del lavoro a cura della CISL Emilia-Romagna in collaborazione con Obiettivo Lavoro. A Imola, importante azienda metalmeccanica, cerca un preventivista del settore elettrico, requisiti diploma, laurea, indirizzo elettrico elettronico, precedente esperienza nella preventivazione di impianti elettrici affini a tecnologie come climatizzazione, domotica, antincendio. A Cento, officina di riparazione meccanica e ricerca meccanico riparatore di mezzi pesanti, si richiede qualifica o diploma in ambito meccanico, qualifica abilitante di meccatronico, esperienza di almeno 3 anni, disponibilità, brevi trasferte giornaliere, dinamismo e flessibilità. A Ferrara, azienda metalmeccanica cerca perito meccanico e elettromeccanico per cantieri in Bulgaria, è richiesto diploma di perito meccanico e elettromeccanico, disponibilità ad orari flessibili, esperienza nel settore oil and gas. A Cento, azienda operante nel settore della ristorazione collettiva, ricerca un cuoco. Si richiede qualifica o diploma alberghiero, esperienza di almeno 2 anni, preferibilmente in mense scolastiche, buona capacità organizzativa e relazionale. A Ferrara, azienda operante nel settore chimico, cerca urgentemente addetto ufficio spedizioni. Requisiti diploma di scuola superiore, esperienza di almeno 2 anni nel ruolo, competenze nella gestione della documentazione di spedizioni, di DDT, bolle, competenze nell'uso di SAP specifico per spedizioni. A Reggio Emilia, azienda operante nel settore IT, cerca impiegato amministrativo. È richiesta esperienza contabilità clienti e fornitori, buona conoscenza di Team System Gamma. A Forlì, azienda della grande distribuzione organizzata, cerca magazziniere. Si richiede esperienza di almeno 1 anno nel ruolo, buon utilizzo del carrello elevatore Traspalet, età entro 29 anni, predisposizione al rapporto col pubblico. A Parma, azienda cerca tecnologo alimentare. Si richiede laurea in scienze e tecnologie dell'alimentazione, precedente consolidata esperienza nella medesima mansione, massima flessibilità orari, in possesso di patente B.
Piacenza, importante azienda operante nel settore metalmeccanico, ricerca impiegato contabile. Si richiede precedente esperienza maturata in analoga mansione, autonomia nella mansione, conoscenza contabilità fino alla chiusura del bilancio, flessibilità oraria, buona conoscenza lingua francese ed inglese. A Parma, azienda cerca coordinatore servizi sanificazione. Si richiede pregressa e consolidata esperienza nella medesima mansione, esperienza nel coordinamento e gestione di un team di lavoro, massima flessibilità oraria, automuniti. A Bologna, importante azienda che produce e commercializza ricambi ed attrezzature per macchinari in movimento terra, cerca un disegnatore CAD 2D. Si richiede solida formazione meccanica, diploma laurea, ottima conoscenza AutoCAD 2000. Comunque, maggiori e più dettagliate informazioni su queste ed altre offerte di lavoro le potete trovare sulla pagina Facebook della CISL Emilia Romagna. Poste e standard di qualità per l'Italia. I principali prodotti postali devono sottostare a dei precisi tempi di recapito. Vediamoli nel dettaglio. Posta prioritaria. La consegna deve avvenire entro un giorno lavorativo. Per posta raccomandata e raccomandata smart, posta assicurata e assicurata smart, posta massiva e pacco ordinario entro 3 giorni. Nel conteggio dei giorni vanno esclusi sabato e festivi e va aggiunto quello di spedizione. In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e di successivo reclamo non andato a buon fine, si può attivare la procedura di conciliazione. Per saperne di più, adiconsum.it.